Ben ritrovati su Radio Buon Consiglio, sulle frequenze della nostra carissima e amata web radio, e radio anche ascoltabile in modulazione di frequenza in alcune zone, specialmente del sud Italia, nonché sul satellite, lo ricordo per chi non conoscesse ancora la nostra radio. E Ave Maria a tutti, e chi vi parla come sempre è Leonardo Maria Pompei, per una nuova puntata di Spazio Giovane, che cade nell'inizio ormai prossimo del tempo di passione. Voi sapete che dopo la quinta domenica di Quaresima cominciano queste ultime 2 settimane intense di preparazione che ci conducono al giorno di Pasqua. È un momento molto forte di particolare unione con il mistero della passione di Gesù, ecco, che dobbiamo contemplare in tutte le forme possibili e immaginabili, dedicando spazio, tempo, con calma e con estrema pace, ecco, e attenzione alla considerazione dell'immenso mistero della passione di Gesù. Gesù, con la sua santa croce, ci ha redento, con la sua dolorosa passione ha comprato il prezzo del nostro riscatto, versando fino all'ultima goccia del suo preziosissimo sangue. E oggi proprio su questo mediteremo. Oggi vorrei proporre alla vostra attenzione in questo tempo la lettura e quindi la meditazione attenta delle litanie del preziosissimo sangue di Gesù. Sapete, siamo nel percorso del ciclo di catechesi dedicato alla preghiera che sta trattando proprio delle varie forme di preghiera litanica, in particolare le litanie approvate dalla Chiesa, indulgenziate, e proprio perché in quanto approvate e indulgenziate hanno una grandissima efficacia santificante. E pertanto, ecco, mi sembrava assai opportuno in questo tempo proporre alla vostra meditazione, quindi di leggere insieme e brevemente commentare queste litanie che invocano il prezzo del nostro riscatto. Ecco, considerando quanto sangue Gesù ha versato per noi nella sua dolorosa passione. Ecco, io capisco, figlioli miei cari, che la meditazione sulla passione di Gesù è una meditazione forte, è una meditazione dolorosa, ecco, è una meditazione che a volte è anche sconvolgente. Ecco, io se oggi, come spero, riesco a terminare la meditazione sulle litanie del sangue di Gesù, desidererei per la prossima settimana proporre alla vostra attenzione un altro grande strumento di meditazione veramente formidabile della passione di Gesù, che sono le 24 ore della passione della serva di Dio Luisa Piccarreta. Io vi confesso, insomma, le ho recentemente conosciute, le ho pregate e ne ho tratto un'edificazione, un giovamento davvero straordinario. E Gesù è contentissimo ed è molto glorificato dal fatto che noi meditiamo e contempliamo con amore e con spirito di profonda adorazione e riparazione anche i misteri della sua dolorosa passione. Ecco, sapete che tutti i maestri di spirito hanno sempre insegnato che non esiste meditazione più costruttiva, più formativa, più fruttuosa, ecco, della passione di Gesù. E ripeto, anche con il dolore che questa provoca, sia nel vedere il nostro Dio, Maestro e Re, ridotto in uno stato veramente irriconoscibile, come dice il profeta Isaia, come ascolteremo, vi raccomando di partecipare, ne parliamo la settimana prossima, nella solennissima funzione del Venerdì Santo, il quarto canto del Servo, che narra appunto profeticamente di Gesù come uno dinanzi al quale ci si copre la faccia, tanto era sfigurato da essere d'uomo il suo aspetto, ma diversa la sua forma dai figli degli uomini. È stata tale e tanta la violenza, la ferocia, ecco, la spietatezza, la sadicità, proprio l'infierire cieco e gratuito che si è abbattuto sulla passione di Gesù, che se lo vedessimo, se l'avessimo visto, io penso che moriremmo di crepacuore. Ecco, quei santi che hanno avuto la grazia di poter contemplare in tutto o in parte la passione di Gesù ne uscivano con il cuore semiliquefatto,
Ecco, perché noi non abbiamo idea. Io so, mi ricordo negli anni passati, la prima volta che vidi, portai anche i parrocchiani al cinema, mi ricordo andammo in 100 persone a invadere alla prima della passione di Mel Gibson. Devono essere passati sicuramente più di 11 anni fa, perché io ero un giovane viceparroco nella mia prima parrocchia di destinazione, quindi io ricordo i pianti che mi sono fatto quando al cinema vidi la passione di Mel Gibson. A rimanere proprio impietrito sulla sedia, no? Ma per quanto molto violento sia come film, già se uno si legge le 24 ore della Passione della Beata Piccarreta, della Serva di Dio, speriamo presto beata, perché Luisa Piccarreta vedrà che non è assolutamente nulla. Per esempio, la triplice incoronazione di spine di Gesù. E cioè, gliel'hanno messo una volta violentemente, calcandogliela in testa, poi gliel'hanno tolta gli si è tolta durante la Via Cruce, gliel'hanno messa un'altra volta, e poi gliel'hanno tolta la spoliazione prima di crocifisso, gliel'hanno messa la terza volta. Ogni volta che gli mettevano malamente questa corona di spine in testa, queste spine che entrano da tutte le parti, gli bucavano le sopracciglia, gli entravano dentro gli occhi, la faccia completamente inondata di sangue. Cioè, capite che è uno spettacolo veramente, veramente impressionante. Noi dobbiamo non sfuggire da questa cosa, dobbiamo essere sciocchi come gli uomini contemporanei, no? Che tutte quante le cose che arrecano un po' di sofferenza le fuggono. Ecco, per esempio, non vogliono mai pensare, gli uomini di oggi, al mistero di sorella morte corporale. Pretendono di esorcizzare questa cosa, capite? Perché applicano il proverbio popolare: occhio non vede, cuore non duole. Quindi, siccome la morte è una realtà sgradevole, se non ci meno ci penso e meglio sto. Eh no, figlioli miei cari. Perché noi a sorella morte ci dobbiamo pensare ogni tanto, come? Sia per relativizzare, scusate, un pochino di idoli di questa vita terrena, ecco, sia per ricordare che la morte è la fine della vita terrena, la fine purtroppo tragica della vita terrena. Dobbiamo ricordare che noi diventeremo un cadavere che purtroppo marcisce solo per colpa nostra, a causa del peccato di Adamo e a causa anche dei peccati di cui noi ci siamo resi complici con i nostri attuali. E dobbiamo ricordare che al momento che in cui arriva sorella morte, la nostra anima si stacca dal nostro corpo e si presenta a Dio per rendere conto di quello che ha fatto e di quello che facciamo. Noi dobbiamo prendercene cura adesso, non dopo che siamo morti. È adesso che dobbiamo pensare a quello che facciamo, a come ci comportiamo, a quanto amiamo il Signore, a quanto mettiamo in pratica il Vangelo. Certamente, no, questo, l'ideale sarebbe di agire santamente, non certamente per paura della morte o perché siamo agitati dal dover in qualche modo incontrare il Signore, ma piuttosto dovremmo agire strettamente, santamente, per amore di Gesù, per gratitudine verso di Lui. Ecco, però capite che anche i maestri di spirito dicono che dove non arriva il timore, in qualche caso può essere, dove non arriva l'amore, scusatemi, in qualche caso può essere d'aiuto il timore. Cioè, se non ti muove l'amore come dovrebbe, perché dinanzi allo spettacolo della dolorosa passione di Gesù, e dovremmo tutti quanti, come innamorati, come desiderosi, ecco, di dare gioia a Gesù per quello che ha fatto per noi, essere solleciti, ecco, nel curare la nostra anima e quindi nel godere della salvezza che lui ci ha acquistato. Ma ripeto, se non ci aiuta questo, come diceva il buon santo Curato d'Ars, un po' di buon, sano e santo, sottolineo timore, può aiutare, ecco, in qualche circostanza. Allora, io vorrei leggere prima con voi le litanie del preziosissimo sangue di Gesù. Non sono molte, ma sono una più bella dell'altra. Ve le leggo in italiano, esiste chiaramente, come di tutte le litanie, anche la versione latina, che si può tranquillamente utilizzare, ecco, per ragioni, ecco, di brevità e di comodità, neanche di comprensione, anziché tradurre, tanto la traduzione mi sembra abbastanza fedele di questa versione italiana, le leggiamo direttamente in italiano e poi le commentiamo brevemente. Ecco, chiedendo al sangue di Gesù di scendere sulle nostre anime, nel nostro cuore, e soprattutto, ecco, di poter essere
come dicevano i maestri spirito, da noi raccolti, da noi raccolto, scusate, quel sangue non deve essere sprecato. Ecco, è preziosissimo il sangue di Gesù, è stato sempre venerato con questo titolo, no? In ogni santa messa, il sangue di Gesù viene versato realmente, ma misticamente. Ecco, io adesso non vorrei dilagare troppo e spiegare a livello teologico, perché è così. Come la crocifissione di Gesù, che è un atto storicamente determinato, d'accordo? Perché è avvenuto circa 2000 anni fa, in un giorno e in alcuni orari ben precisi, qualcuno dice l'8, qualcuno dice il 9 di aprile, non sappiamo esattamente la data, ma è una di questi, anche l'anno è discusso, è controverso, chi dice il 28, chi dice il 29, chi dice il 30 dopo Cristo, non si capisce bene. Sapete che la nascita di Gesù è avvenuta prima del 4 avanti Cristo, perché Erode il Grande è morto il 4 avanti Cristo, ci fu un errore di Dionigi il Piccolo e di San Ginoromo, insomma, che causarono una post-datazione del calendario, no? Quindi adesso noi non siamo in realtà nell'anno 2017 dopo Cristo, ma stiamo circa nell'anno 2021, massimo 2022, ecco, dopo Cristo, no? Ecco, quindi in ogni caso, quell'atto circoscritto nel tempo perché storicamente compiuto dal Verbo incarnato è però un atto appartenente al Figlio di Dio, capite? Al Figlio di Dio fatto uomo. E quindi, in quanto atto divino e unito alla divina volontà, è un atto che partecipa delle proprietà di Dio, cioè diventa perciò stesso eterno. Quindi voi capite che Gesù in questo senso ha avuto un momento storico in cui è stato crocifisso, ma il sangue lo sta versando anche adesso che io sto parlando. E lo sta versando anche nel momento in cui chiunque ascolterà in differita, per podcast o per video, questa catechesi. Nella messa, ciò che storicamente avvenne a Gerusalemme si compie qui ed ora. Capite? Non semplicemente per la sua appartenenza all'atto unico, supremo, divino che caratterizzava gli atti del Figlio di Dio incarnato, in quanto la sua umanità era unita alla sua divinità, ma in quanto, dice Santa Madre Chiesa, vera ripresentazione sacramentale del sacrificio del Golgota, cioè quell'atto storicamente compiuto e che è attualmente in atto in quanto atto della seconda persona della Santissima Trinità si compie veramente durante la messa, cioè durante la messa si sparge il sangue di Cristo, il corpo e il sangue vengono consacrati separatamente, capite? Per questo che noi, il nostro amore alla Santa Messa, io spero che tutti gli ascoltatori del Buon Consiglio, deve essere infinito, deve essere, la nostra gratitudine dovrebbe essere infinita. Cioè, la cosa da auspicare è che tutti i cattolici, tutti i cristiani, a messa celebrata tutti i giorni, che non sappiano vivere senza nutrirsi del corpo a cui per partecipazione è unito il sangue di Cristo. Ecco, io ho un pochino di tempo che ho iniziato a dare la comunione sotto le due specie, quindi i miei fedeli hanno anche questa buona sorte di poter, come dire, ecco, inebriarsi anche la preghiera di Sant'Ignazio del sangue di Cristo, ricevendolo anche sub specie sacramenti. Ecco, certamente per intenzione, perché altrimenti diverrebbe troppo complicato, ma la liturgia nella forma ordinaria del rito romano, quindi nella messa di Paolo VI, consente questa cosa ed è certamente un bel segno. I libri liturgici di Santa Madre Chiesa dicono che quando si dà la comunione sotto le due specie si esprime a livello di segno la partecipazione al sacrificio in atto, un concetto teologico stupendo che si realizza attraverso la Santa Comunione. Ecco perché uno poi capisce perché la Santa Comunione non si può fare se non si è in grazia di Dio. Se per esempio io non sto in pace con tutti, ma come faccio io a partecipare al sacrificio in atto di Gesù, cioè Gesù sta morendo in croce per quelli che sono cattivi, sta perdonando i nemici e io non perdono chi mi ha fatto del male, non parlo con Tizio, non parlo con Caio, ma con che faccia mi presento lì davanti, capite? Cioè, la conoscenza, figlioli miei cari, ecco perché è importante la buona formazione, è sempre foriera di luce nella nostra anima e capite quando una cosa è ben compresa,
Ecco perché poi veramente, come Dio mi concede, io ben volentieri mi spendo perché si possano conoscere alcune cose, perché dalla conoscenza poi segue l'agire, capite? Cioè è un conto che tu dici a una persona, ah, tu non ti vuoi parlare con me perché non parli con nessuno, è un conto che tu glielo spieghi perché, capite? Cioè, io vedo che quando si danno delle spiegazioni, le anime dolcemente capiscono e accolgono, d'accordo? E ci arrivano da soli. Senza neanche bisogno che l'ultimo passaggio, quindi è peccato, lo faccia io. Ecco, perché dico, ci arrivano se lo dicono da soli. Ecco, perché la luce è sempre foriera di grandi benefici della nostra anima. E Gesù ha detto di se stesso: io sono venuto come luce del mondo. Quindi lui vuole che la conoscenza autentica di sé, dei suoi misteri, della sua verità si diffonda e sia sempre più diffusa. Per il bene delle anime. Leggo queste litanie. Va bene, oltre alle solite introduzioni, Signore Pietà, Cristo Pietà e poi l'invocazione alla Santissima Trinità, le litanie iniziano in questo modo: Sangue di Cristo, unigenito dell'Eterno Padre, l'invocazione che si risponde per la litania del Sangue di Cristo è Salvaci. Quindi ad ogni invocazione si risponde Salvaci. Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato. Sangue di Cristo della nuova ed eterna alleanza, sangue di Cristo scorrente a terra nell'agonia, sangue di Cristo profuso nella flagellazione, sangue di Cristo stillante nella coronazione di spine, sangue di Cristo effuso sulla croce, sangue di Cristo prezzo della nostra salvezza, sangue di Cristo senza il quale non vi è perdono, sangue di Cristo nell'Eucaristia, bevanda e lavacro delle anime, bellissima questa espressione. Sangue di Cristo, fiume di misericordia. Sangue di Cristo, vincitore dei demoni. Sangue di Cristo, fortezza dei martiri. Sangue di Cristo, vigore dei confessori. Sangue di Cristo che fai germogliare i vergini. Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti. Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti. Sangue di Cristo, consolazione nel pianto. Sangue di Cristo, speranza dei penitenti. Sangue di Cristo, conforto dei morenti. Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori. Sangue di Cristo, pegno della vita eterna. Sangue di Cristo che liberi le anime del purgatorio, sangue di Cristo degnissimo di ogni gloria ed onore. Queste sono le 24 invocazioni al preziosissimo sangue di Gesù. Ecco, capite, sono una più bella dell'altra. Qui, come abbiamo fatto con le litanie mariane, adesso Gesù mi dovrà perdonare. Ci si potrebbero chiaramente investire almeno 3 o 4 puntate. Quindi Gesù vorrà avere pietà di me, ecco, se cerchiamo di sintetizzarle in un'unica puntata, ecco, proprio con il consiglio, ecco, in questi giorni, di quando in quando, se possibile, di recitarle con attenzione. Ecco, voi sapete, io rimasi molto impressionato, è un altro gesto molto molto gradito al Signore, a volte recitando alcune di queste litanie del preziosissimo sangue di Gesù, del Sacro Cuore di Gesù, del Santissimo Nome di Gesù, si può anche compiere una piccola, come dire, un piccolo gesto penitenziale che ripara nei confronti di Gesù un peccato oggi molto diffuso, che sono purtroppo le irriverenze. Ne ho parlato in tante catechesi. Si vede purtroppo in tante chiese ancora, numero uno, un grande mercato all'interno delle chiese, si chiacchiera a voce alta. Come se niente fosse, ma in chiesa non si chiacchiera a voce alta. In chiesa si parla di Dio con Dio e se è proprio indispensabile parlare, si parla sottovoce, non a bassa voce. Adesso non mi va di fare il teatrino, insomma, capite? A bassa voce è quando uno abbassa notevolmente il tono della voce, ma si sente sempre che è la voce propria. Sottovoce è quando uno bisbiglia. Ecco, io nella nuova parrocchia, non ce l'ho trovati, non ce l'ho messi, io c'ho i confessionali che si usavano un tempo. Quelli, per farvi capire, con quello di Padre Pio, con lo sportelletto a destra e lo sportelletto a sinistra, a vista, d'accordo? Un po' scomodi. Ecco, invece sono un ottimo strumento pastorale, perché chiaramente per confessarsi a quei confessionali bisogna parlare sottovoce. Ecco, e così alle persone dico, guarda, così come parli in confessionale, così devi parlare con un tuo fratello, una tua sorella in chiesa, per esempio, cioè non ti serve un fazzoletto. Cioè, tu non gli devi dire mi dai un fazzoletto, ma neanche mi dai un fazzoletto, tu gli devi dire mi dai un fazzoletto. Ecco, ho fatto un po' di teatrino, no? Quindi, i mercati nelle chiese, poi
Le differenze oggettive, c'è molta gente che entra in chiesa e neanche si fa azione della croce, e meno che mai, questa è una cosa che noto essere poco sentita tra i fedeli, la genuflessione dinanzi al padrone di casa. Dinanzi al Santissimo Sacramento bisogna genuflettersi, figlioli miei cari. Nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cielo, sulla terra e sottoterra. Poi c'è un'altra riverenza molto diffusa, che qui le messe sono divenute, come dire, il luogo dove le posizioni del corpo sono diventate due, anziché tre, o seduti o in piedi. Ma almeno durante la consacrazione, sapete che il Messale di Paolo VI è come dire, però anche il Messale di Paolo VI, per quanto siano ridotti i tempi, è ancora obbligatoria lo stare in ginocchio, non è facoltativo. Ci stanno le norme liturgiche, almeno dall'Epiclesi fino al Mysterium Fidei, almeno è prescritto lo stare in ginocchio, quindi non è un optional, oppure vabbè, mo gli famo un favore al nostro Signore, mo va in ginocchio per devozione, no? Ti inginocchi per devozione se prolunghi, come io raccomando, certamente non è obbligatorio, ma certamente lo devo chi lo fa, il tempo in cui stai in ginocchio. E la messa in forma straordinaria, voi sapete che si sta in ginocchio dal Sanctus fino al Per Christus, e quindi dall'inizio della preghiera eucaristica fino alla fine della preghiera eucaristica, quindi appunto dal Sanctus fino al Per Christus, conquista in Cristo, ma almeno dal Santifica questi doni fino al mistero della fede è tuttora obbligatorio stare in ginocchio, e chi non lo fa, punto interrogativo, offende gravemente da un punto di vista oggettivo il Signore. Perché il fatto che il Signore sia buono, ma voi capite, alla consacrazione, come se non è come, è sbagliato dire è come, sto di eresia, stanno mettendo in croce Gesù, cioè alla consacrazione noi realmente stiamo sul Monte Calvario, stanno inchiodando i polsi e i piedi di Gesù con dei chiodi, stanno innalzando la croce. E chi sta in croce è il Figlio di Dio fatto uomo. Non si può stare in piedi dinanzi a uno spettacolo del genere. Ora, è chiaro che purtroppo oggi è sotto gli occhi di tutti, molte persone, come disse Gesù in croce, non sanno quello che fanno, non se ne rendono conto, capite? Perché manco ci pensano magari, o forse manco ci credono veramente a quello che sta accadendo. Però il fatto del rimanere in piedi è un'irriverenza oggettiva. E come si ripara questa cosa? Se leggete gli scritti di Santa Veronica, Giuliano, di Santa Faustina Kowalska, loro facevano un bel esercizietto, 33 genuflessioni davanti al crocifisso, magari dando anche qualche bacio alle piaghe di Gesù o al cuore di Gesù. Sono tutti quanti gesti non santificanti, de più, dicono a Roma, oltremodo santificanti. E magari aiutarsi con le preghiere litaniche, certo, queste sono 24, però se uno ci aggiunge le invocazioni Signore pietà, Cristo pietà, che sono altre 9, perché Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo sudisci, Padre del cielo, Figlio Redentore del mondo, Spirito Santo e Santa Trinità, sono esattamente altre 9 invocazioni, più le 24 al sangue se ne fanno 33. Questo è un gesto graditissimo al Signore. Ecco, ricordate, siamo nel centenario di Fatima, che la riparazione dei peccati da parte delle anime buone, da parte delle anime amanti, è cosa graditissima, anzi voluta dal cielo. Vi ricordate, cioè, le apparizioni di Fatima, perdonate che siamo nel centenario, quindi non esco fuori tema, anzi, l'angelo del Portogallo, che poi tra l'altro l'angelo del Portogallo, sapete, a quanto risulta da alcune fonti, pare che fosse San Michele Arcangelo, quindi non uno qualunque, apparve ai pastorelli prima delle apparizioni del 17, nel 1916, e che una volta che gli disse di pregare prostrati con la faccia a terra, quindi altro che in ginocchio, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti chiedo perdono per quelli che non credono, adorano, sperano e non ti amo. Un'altra volta apparve con in mano un'ostia e sotto un calice, non mi ricordo se ce l'aveva in mano o se erano proprio sospesi nell'aria, quindi con quest'ostia che grondava sangue dentro il calice, e ancora prostrati, o Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo sangue di Gesù, corpo e sangue di Gesù presente in tutti i tabernacoli del mondo. In riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui ho offeso. Per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori, no?
Quindi questo atto di offerta fatto proprio da chi prega, che prende quel sangue e quel corpo di Gesù purtroppo profanato o disprezzato o trattato con indifferenza da molte creature e glielo offre a lui stesso e al Padre come riparazione di tutte quante queste brutte cose. Ecco, noi a volte possiamo anche offrire un piccolo sacrificio, quindi per tutti quelli che non si inginocchiano, Signore mio, io ti faccio 33 genuflessioni. Che è una piccola penitenza, è una piccola sofferenza, è un piccolo esercizietto, ecco. Voi sapete, figlioli miei cari, qua ci stanno, oggi stiamo vivendo in una società dove c'è il culto del corpo, per perdere mezzo chilo, o per mettere due dita dei muscoli, o per far sparire la cellulite, se fanno le ammazzate, insomma, tra corse, palestre e robe del genere. Io scherzavo pure domenica, mo che si stanno preparando al mare, cominciano a fare digiuni forsennati e i figli di Dio non sono buoni a fare digiuno per amore del Signore. Quando arriva il mercoledì della cena e il venerdì santo, i parroci si disperano a mettere le comunicazioni che almeno digiuno canonico, almeno queste 2 volte l'anno bisogna farlo. D'accordo? Ecco, insomma, 33 genuflessioni non è che tutta questa grande sofferenza, tutto questo grande sforzo, no? Con un po' d'amore si possono fare, è un gesto che costa poco. Ma vale molto agli occhi della Santissima Trinità. Bene, riprendiamo queste litanie e facendo un breve commento di loro e poi concluderemo con alcune considerazioni conclusive. Allora, le prime, dopo le prime tre, che fanno capire anzitutto di chi è questo sangue, perché il sangue di Cristo, è dell'unigenito dell'Eterno Padre. Voi ricordate sempre che il mistero dell'incarnazione realizza l'unione ipostatica della natura umana creata nel grembo della Vergine Maria alla persona divina del Verbo eterno del Padre. Gli atti compiuti da Gesù non sono atti della persona umana Gesù, perché la persona umana Gesù non esiste, d'accordo? Esiste la natura umana di Gesù che è unita alla persona del Verbo. Quindi il sangue che è stato versato è il sangue del Figlio di Dio, certo che l'ha potuto versare perché ha preso la natura umana, ma voi capite, dire che è il sangue del Figlio di Dio vuol dire che quel sangue ha un valore infinito, capite? Ecco perché Santa Teresa diceva una goccia del sangue di Gesù basterebbe a salvare gli uomini di tutti i luoghi e di tutti i tempi senza proprio nessuna eccezione, una goccia. Ecco perché. Perché il valore di quella goccia è infinito, capite? Per cui se a Gesù gli avessero fatto, avete visto quelle punturine che ci fanno a noi quando dobbiamo fare l'esame dell'emoglobina prima di donare il sangue, ecco, con quella cosa fastidiosissima che ti mettono quel laghetto per togliere quella gocciolina di sangue per vedere se c'è valori adatti, ecco, se gli avessero fatto così già era sufficiente per la redenzione. E invece Gesù l'ha versato fino all'ultima goccia. Quindi addirittura con la trafittura della lancia nel costato, pure quel misto di sangue, misto a siero, ecco come risulta dagli studi della Sacra Sindone, pure quello si è fatto togliere, era rimasto solo quello, perché non c'era più manco una goccia, pure quello ha versato nostro Signore, da morto, tra l'altro. Quindi, veramente, dinanzi alla scena del crocifisso, noi dobbiamo sentire la voce muta, ma al tempo stesso eloquente, di Gesù, nel senso che i crocifissi non parlano con voce sensibile, ma parlano con voce molto intellegibile all'anima che voglia ascoltarla. Figlio mio, per te non potevo fare di più di questo, non potevo fare. Amarti più di quanto ti ho amato non potevo. E voi pensate in questa prospettiva quanta ingratitudine hanno gli uomini, capite? Cioè, queste cose non dobbiamo interiorizzare. Perché è peccato mortale non andare a messa almeno la domenica? Perché significa disprezzare il sangue versato di Gesù, perché nella messa questo accade, capite? Questo, soltanto questo. Dice, ma io non ho nessuna intenzione di disprezzarlo. È certo che non c'è nessuna intenzione di disprezzarlo, d'accordo? È evidente. Ma non esserci equivale a dire non me ne importa niente, capito? È un linguaggio tacito, capite? Quando noi vogliamo manifestare la nostra vicinanza, la nostra presenza a una persona, ci andiamo, no? Sapete, è una grandissima scortesia non essere presenti a degli eventi, no? Un parroco in cura d'anime deve essere
possibilmente, certamente non sempre, comunque dovunque, ma quando può deve essere presente alla vita dei fedeli, non soltanto alla vita religiosa dei fedeli, ma anche in quei luoghi in cui può esserci, come gesto, come dire, di interesse, di vicinanza, certamente senza compromettere la propria dignità sacerdotale o fare cose strane, capite? Perché? Perché l'esserci, l'essere vicini, è una forma d'amore. Il non esserci è sempre una forma di disamore, è come un non dare importanza, uno snobbare nella peggiore delle ipotesi, no? Quindi è molto importante. E quindi noi che facciamo? Gesù Cristo versa il suo sangue veramente, non simbolicamente, e io me ne sto al bar a fumare. Poi sta tranquillo, cioè, stacce pure al bar a fumare, ma capisci che è una forma, come dire, di non attenzione, di non cura, doverosa che noi dobbiamo nei confronti di Gesù, no? La seconda litania, sangue di Cristo, ecco. La prima è unigenito dell'Eterno Padre, quindi la dignità della persona. La seconda litania è l'abbassamento della persona, verbo di Dio incarnato. Quindi noi non potremo mai capire, figlioli miei cari, non, in questo mondo non potremo capirlo, forse non lo capiremo bene neanche in paradiso, che cosa ha significato per il verbo farsi carne. San Paolo dice nel secondo capitolo della lettera ai Filippesi. Si è vuotato di se stesso, assumendo la condizione di schiavo. Lui, cioè che è Dio, Dio fa quello che gli pare. Dio è al di là, è al di sopra, è trascendente, può fa tutto, è il libero per antonomasia. No, diventa uomo e nella condizione non di servo, ma di schiavo. Quindi da uomo si autoimpone di vivere in obbedienza assoluta, estrema ed eroica alla volontà del Padre che gli chiedeva di dare tutto se stesso per noi. Cioè, la mente si perde appresso a queste cose, capite? Si perde. Perché noi non abbiamo la minima percezione di che cosa voglia dire. San Paolo dice, lui era nella forma di Dio, e si è abbassato alla forma di uomo, senza perdere chiaramente quella divina, Però si è realmente abbassato. È andato parecchio in basso. E quante volte noi che siamo superbi non ci abbassiamo manco di una virgola, cominciamo a fargli orgogliosi, non chiediamo scusa manco quando abbiamo sbagliato. Perdonate, sapete che un parroco c'è proprio nel DNA, no? Di farci poi sempre l'applicazione parenetica, ecco, di queste considerazioni. Quindi vogliate perdonarmi. Poi, sangue di Cristo della nuova ed eterna alleanza. La nuova ed eterna alleanza, le parole meravigliose che vengono pronunciate nella consacrazione. Cioè, cosa significa nuova ed eterna alleanza? Allora, che ogni volta che la divinità guarda quel sangue, alleato vuol dire che stiamo insieme, cioè se quel sangue io raccolgo e scende su di me, anche se io sono nemico di Dio, nel senso che mi sono fatto nemico di Dio facendo la mia volontà, perché questo significa fare i peccati, fare la volontà propria e disprezzare quella divina. Se io invoco quel sangue, che è sempre in atto di effondersi, per quello che vi ho detto prima, immediatamente io divento amico di Dio. Certamente se lo invoco non per profanarlo, ma se lo invoco con sincero pentimento. Ecco, è un'alleanza nuova questa qui, perché capite, le alleanze antiche, alcune sono state sigillate con il sangue, ma con il sangue degli animali ragionevoli, come la Pasqua di Mosè, no? Il sangue dell'agnello pasquale, che era figura di Cristo, spiega San Paolo, che veniva, veniva apposto, almeno nel termine, sugli stipiti delle case degli israeliti, no? No, no, questo è il sangue vero del Figlio di Dio incarnato. Quindi un'alleanza nuova perché la forma è nuova, perché in Gesù la vittima, l'altare e il sacerdote sono tutti la stessa cosa. Gesù è colui che offre la vittima, ma la vittima è lui stesso e l'altare è lui stesso. Il suo cuore. E l'altare materiale è la croce, che poi prosegue sugli altari della nostra Chiesa. Ed è un'alleanza eterna, perché non ci saranno altre alleanze e perché questa alleanza è stata appunto sigillata dal sangue del Figlio di Dio, che compie quindi un atto divino e quindi eterno, quindi quel sangue è eternamente effuso,
ininterrottamente per noi. Io lo posso prendere in qualunque momento e invocarlo su di me o spanderlo sugli altri. Dire adesso, sangue di Gesù, scendi su tutti gli ascoltatori, scendi su tutti quanti i cuori di quelli che mi stanno ascoltando e falli innamorare del tuo sangue. Questo lo posso dire, anzi lo dico. Ho fatto questo esempio con l'intenzione di dirlo. Così scende su di voi, su quelli che stanno ascoltando in diretta e su quelli che ascolteranno in differita. Lo dico. E non importa che in differita io non ci sarò più, d'accordo? Ma quest'atto che io sto unendo alla potenza infinita ed eterna del sangue di Gesù si perennizza in quanto unito adesso, compiuto nella divina volontà. Quindi ne beneficeranno anche gli ascoltatori in differita, anche chi dovesse ascoltare questo video tra 2 anni. Poi abbiamo 6 invocazioni, no, 4 invocazioni, che fanno riferimento ad episodi specifici della passione di Gesù. Abbiamo sangue di Cristo scorrente a terra nell'agonia. Ecco, il primo sangue versato, ci dicono i Vangeli, è cominciato prima delle violenze fisiche perpetrate contro la Santissima Umanità di Gesù a Getsemani. Gesù ha pregato e ha sudato sangue. Il tema della passione spirituale di Gesù, che alcuni santi e mistici hanno vissuto, è poco conosciuto, ma dovrebbe essere molto approfondito, perché quello che ha passato Gesù in quelle 3 ore in cui è stato in preghiera, in agonia, 3 ore in agonia al Getsemani e 3 ore in agonia sulla croce. Quindi la passione, diciamo così, che si svolge tra questa doppio, diciamo così, e triplice ora di agonia, l'agonia spirituale e l'agonia carnale, materiale, capite? Una dalle 9 a mezzanotte del giovedì santo e da mezzogiorno alle 3 del venerdì santo. Ore santissime. Io per esempio, ma penso in molte chiese si fanno, il giovedì santo dalle 9 a mezzanotte c'è una veglia ininterrotta e guidata, ecco, di preghiera. Sono 3 ore di veglia, come 3 ore furono le ore di veglia di Gesù in cui ci fu il primo versamento del sangue. Poi sangue di Cristo profuso nella flagellazione. La flagellazione di Gesù è stata una mattanza, capite? Purtroppo, una carneficina, cioè i brandelli della carne di Gesù volavano per aria, le ossa di Gesù sono state portate a nudo, cioè erano degli energumeni quelli che l'hanno flagellato, erano degli animali, capite? Delle specie di demoni incarnati, cioè quello che abbiamo visto, chi l'ha visto nella passione di Mel Gibson, non rende ancora la crudezza, la acerbità della flagellazione, capite? Che è stata una mattanza. L'hanno massacrato a Gesù, ecco, capite? Manco un campo appena arato era ridotto come il suo corpo, cioè se non era Dio era stramorto durante la flagellazione. Poi la corona di spine, un'altra tortura inimmaginabile per il figlio di Dio. Immaginate, cioè andate a cercare su internet biancospino del Libano o di Israele, andate a vedere come sono quelle spine. Ce n'è una, per esempio, a Santa Croce in Gerusalemme, che è abbastanza significativa. Sono spine molto lunghe e al tempo stesso molto rigidi, ma anche flessibili, cioè non si spezzano, ma sono acuminate. Quindi c'era manco, cioè, se ti mettono una cosa del genere in testa, non si spezzano quelle spinellate, si soltanto conficcano in tutte quante le zone che sono tra il cranio e l'epidermide. Ti fanno un massacro. Cioè un dolore inimmaginabile, un cerchio di fuoco, una tortura indicibile, capite? Indicibile. Quindi questo ha fatto per noi, per i peccati di pensiero. Poi la settimana prossima magari vediamo alcuni particolari della passione. Poi è fuso sulla croce, dopo l'incoronazione di spine, passa direttamente alla croce, ma molto sangue. Gesù ha perso anche durante la Via Crucis e tutte le cadute che ha fatto durante la Via Crucis, ma sulla croce c'è stato un altro bagno, un altro profluvio. Ecco, cioè, voi capite, i chiodi anche lì con una violenza da energumeni, io ce li ho qui dietro, sono tentato ad alzarmi perché chi sta vedendo il video di andarli a prendere. I chiodi della croce di Gesù sono una cosa allucinante. Tremenda, cioè pensare, ogni tanto mi metto vicino alle mani e dico, ma ti rendi conto se ti battessero una cosa del genere all'incavo tra la mano e il polso, tra la radio e l'ulna, dove lì in mezzo ci passa il nervo mediano,
Cioè, io penso che, cioè, e questo a tutti e due i polsi, dopo che ti hanno stirato dal braccio per farlo arrivare al chiodo, dopo che ti hanno, e dopo sui piedi uno sopra l'altro, trapassati con chiodo lungo il doppio, ribattuti, girando la croce, alzata la croce, boom, un'altra botta che ti co... Cioè, noi siamo colpiti tra l'altro da queste cose, no? Ecco, ma Gesù ha detto a più di qualche santo, io non ho letto tante, insomma, di adesso non saprei neanche descrivere tante le fonti, dice, voi qualcuno mi concede questa grazia che già è grande, piangere su queste mie pene. Io ho il mio grande omonimo, San Leonardo da Porto Maurizio, che ha pure predicato qua da queste parti, che dicono che quando parlava della passione di Gesù piangevano tutti, piangevano. È qualcosa, ecco, dovremmo piangere parecchio su queste cose qui, ma anche piangere sui dolori di Gesù, ecco, compatirlo. E cioè, questo è niente in confronto a quello che ha sentito il mio cuore, niente in confronto alla passione interiore, spirituale. Ecco, poi ancora. Finite le litanie che fanno riferimento agli episodi della Passione, cominciano una serie di titoli del sangue di Gesù, che sono delle letture teologiche di questa carneficina. Ecco. Allora, prezzo della nostra salvezza. Figlioli miei cari, se noi non andiamo all'inferno, che esiste l'inferno e ci si va all'inferno, non date retta mai agli sciocchi, né tantomeno se invochi Papa Francesco su queste cose qui, perché Papa Francesco ci crede all'inferno e ci crede, d'accordo, ed è molto consapevole di queste cose, le predica e le custodisce in quanto Papa. Quindi, ecco. Il prezzo della nostra salvezza è il sangue di Gesù, versato fino all'ultima goccia. Capite? Se non ci fosse stata quella cosa, nessuno di noi sarebbe andato in paradiso, nessuno. Ok? Nessuno di noi, se ha commesso qualche peccato, potrebbe andare dal sacerdote e sentirsi dire Ego te absolvo peccatis tuis, o io ti assolvo i tuoi peccati, come preferite. Perché quando il sacerdote alza il braccio, è come se prendesse, avete visto l'aspersorio, l'aspersorio lo mettesse dentro la piaga del costato di Gesù, prendesse un po' di sangue e te lo buttasse addosso. Questo non è una metafora questa, eh? La confessione è un sacramento. Cioè, quello che sto dicendo si compie. Tu, quando ti confessi come Dio comanda, il sacerdote ti assolve, il sangue di Gesù ti passa sopra l'anima e te la rende bianca come la neve. Il prezzo della nostra salvezza. Prosegue, senza il quale non vi è perdono. Non c'è perdono. Cioè, Gesù non ha fatto questa cosa così perché il Padre ha voluto sigillare nel sangue di Gesù la remissione dei peccati, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Voi sapete che ci stanno quelli che litigano per molti o per tutti. La formula latina dice pro multis, d'accordo? La traduzione italiana dice per tutti, ma voi dovete capire che Gesù ha versato nelle sue intenzioni il sangue per tutti, cioè lui, per quanto riguarda la sua volontà, non esclude nessuno dalla salvezza. Quindi quel sangue lui lo offre al Padre per l'intero genere umano. Il problema è che la formula in lingua originale dice per molti, non perché lui voglia escludere qualcuno, ma perché molti quel sangue lo sprecano e lo rendono vano, purtroppo, e non pochi. Capite? Noi dobbiamo pensare bene a queste cose, perché prima di fare un peccato mortale, ricordate che la passione di Gesù è anch'essa sempre in atto. E ricordate che un peccato mortale è un colpo di flagello dato a Gesù, è un colpo di martello dato sul chiodo, è una spina conficcata con violenza. Quello che vi sto dicendo non sono metafore, non ho detto che un colpo di flagello, che un peccato mortale è come un colpo di flagello, ho detto che un peccato mortale è un colpo di flagello, perché non è una metafora o una similitudine, è così, capite? Sangue di Cristo nell'Eucaristia, bevanda e lavacro delle anime, ecco. Voi sapete, quando non si fa la comunione sotto le due specie, non sempre si riceve il sangue di Gesù sub specie, però sappiate, perché Santa Madre Chiesa non è così provveduta, che la presenza reale di Gesù è certamente sub specie corporis et sanguinis, quindi nel pane è presente essenzialmente il corpo di Cristo e nel sangue essenzialmente il sangue di Cristo. Però oltre che la presenza per essenza, c'è anche la presenza per concomitanza,
Perché siccome Gesù è un vivente adesso, è chiaro che io che sono vivente adesso, dove c'è il mio corpo, e nel pane consacrato c'è veramente il corpo di Cristo, anzi quello è il corpo di Cristo, essendo io vivo, insieme al mio corpo c'è anche il mio sangue, c'è anche la mia anima, e se è il corpo del figlio di Dio c'è anche la sua divinità. Quindi Gesù, insegna il Concilio di Trento, è contenuto totalmente in corpo, sangue e anima e divinità in ciascuna delle due specie o minima frazione di essa. Quindi anche quando fate la comunione all'ostia, quindi non subspecie etiam sanguinis, state tranquilli che ricevete comunque il sangue di Gesù nella vostra anima, quindi non vi preoccupate, non ve la prendete con la Chiesa che sa quello che fa. Ecco, a causa appunto di queste sollecitazioni provenienti da vari ambienti è consentita la distribuzione sotto le due specie nel rito romano ordinario. Nella messa del rito antico non è consentito dare la comunione sotto le due specie. Poi, Cristo, sangue di Cristo, fiume di misericordia. Ecco, la misericordia di Dio c'ha un nome. È stata effusa su di noi sotto la specie del sangue di Cristo. È inutile dirvi, penso che tutti sappiate, che esiste la novena della Divina Misericordia, in vista della festa della Divina Misericordia, no? Istituita da San Giovanni Paolo II. Che cosa ha detto Gesù? Quando deve iniziarsi la novena alla Divina Misericordia? Il Venerdì Santo. Perché? Perché la Divina Misericordia è il Venerdì Santo. Perché la Divina Misericordia è il fiume di sangue versato per la nostra salvezza, che la contiene, capite? Cioè i globuli rossi di Gesù, sono un concentrato di divina misericordia. Poi, sangue di Cristo vincitore dei demoni. Di fronte a quel sangue, i demoni scappano a gambe. Capite? Perché il sangue di Gesù, volete capire, quando noi pecchiamo mortalmente, dovete farvi queste immagini, perdiamo immediatamente la grazia santificante. Il demonio è come se ci mettesse quelle unghiacce sue stramaledette che Dio gliele fulmini un giorno o l'altro quando lui vorrà, dentro la nostra anima. Sono come degli artigli, sono come delle ventose, capite? Infilate, incancrenite, non gliele stacca nessuno da dentro l'anima nostra, eh? Non c'è nessuna speranza. Ecco perché noi siamo degli emeriti stupidi quando ci consegniamo nelle mani del diavolo con un bell'atto pesante di volontà nostra, cioè un peccato mortale, con cui scacciamo lo Spirito Santo e diamo la nostra anima in mano a questi animali, capite? Allora, quella presa rimane indissolubile, perché nessun uomo, nessuna creatura può toglierla, fino a quando non ci si mette una goccia di sangue di Cristo, perché appena si mette una goccia di sangue di Cristo, quella presa si sfalda, scappano a gambe levate. Capite? È il prezzo del nostro riscatto. Lì non si muove, non si ferma nessuno. Capite? Poi, fortezza dei martiri. Il sangue di Cristo. I martiri hanno imitato la passione di Gesù sangue per sangue. Capite? E lo consideravano un onore e una gloria poter ricambiare Gesù col sangue. E qui tutti quanti noi, che in quanto cresimati abbiamo tutti la vocazione al martirio, eh? La vocazione ce l'abbiamo. Poi bisogna vedere se ci sarà anche l'elezione al martirio. Ecco. Ma per noi, versare il sangue di Gesù, certamente può prendere un po' d'umana paura, ma dovrebbe essere un onore, perché restituiamo in parte, perché il nostro è sangue marcio, almeno il mio lo è, quello che lui stesso ci ha donato. Poi, sangue di Cristo, vigore dei confessori. Qui non parla dei confessori inteso nel senso di quelli che stanno in confessionale, ve l'ho già detto quando parlavamo di Maria, regina dei confessori, no? Qui parla dei confessori della fede, cioè dei predicatori, di quelli che spendono la vita per predicare Gesù, e ci vuole un po' di forza per predicare, sia perché la predica deve essere soave nei modi ma forte nei contenuti, sia perché predicare, insomma, io ogni tanto qualche piccola predica la faccio, comporta una fatica, diciamo così, mentale e a volte anche fisica, non indifferente, quindi che ha bisogno di essere sostenuta, ecco, dalla potenza del sangue di Gesù. Poi, che fai germogliare i vergini. Sapete che i peccati impuri sono il marchio maledetto di Satana, e se Satana fugge di fronte al sangue di Cristo, è evidente che il sangue di Cristo è il germoglio dei vergini. Ed ecco perché per custodire la castità in tutti gli stati di vita, compreso il matrimonio,
anche se nel matrimonio c'è una castità adatta agli sposi, ci vuole un contatto assiduo con la confessione e con l'Eucaristia, che sono i due canali privilegiati attraverso cui il sangue di Cristo scende nella nostra anima, lava la nostra anima, si spande sulla nostra anima. Poi, sostegno dei vacillanti, invocare il sangue di Gesù quando ci viene qualunque tipo di sbandamento o di dubbio nella fede. Poi, il sangue di Gesù è sollievo dei sofferenti, perché chi soffre e quindi partecipa alla dimensione sensibile della croce di Gesù ha un grandissimo sollievo nel pensare a quanto Gesù ha sofferto per noi, a quanto sangue ha versato, e quindi unirsi trovando forza nel sangue di Gesù e al mistero della passione, perché questo è il senso delle sofferenze di noi figli di Dio. Sangue di Cristo, consolazione nel pianto. Ecco, nel pianto il sangue di Cristo ci consola, perché ci dà la speranza che qualunque tipo di sofferenza noi viviamo abbia un termine, abbia un termine nella gloria, gloria che ci ha conquistato il sangue di Gesù. Sangue di Cristo, speranza dei penitenti. Voi sapete che il grande San Francesco d'Assisi fondò l'ordine dei frati minori, ma quando uno diventava frate, San Francesco gli diceva: bene, tu sei ammesso alla penitenza. Quindi sono gli ordini mendicanti, sono i grandi ordini penitenziali del Medioevo, no? La penitenza caratterizza lo stato, diciamo così, e la scelta, che dovrebbe essere sempre volontaria, di chi ha molto offeso Dio. Voi sapete che oggi anche le penitenze che vengono date nelle confessioni, anche quando sono, come dire, non ridicole, ma proporzionate, certo poi la proporzione dipende non soltanto dal numero, dalla specie e dalla gravità, quindi dei peccati commessi, ma dipende anche dalle condizioni soggettive del penitente, perché se c'è un penitente che il confessore lo vede debole, non può neanche dargli una penitenza, che oggi comunque sono in linea di massima molto mitigate rispetto a un tempo, ma non può dargliela neanche adeguata. Lì il confessore deve aiutarlo un po' lui, il penitente, no? Ecco, però chi affronta il travaglio della penitenza, che è anzitutto penitenza del cuore, cioè il pentimento dei nostri peccati, e poi è anche il cammino di purificazione dalle conseguenze dei nostri peccati, che in larga parte con l'attuale disciplina della Chiesa è lasciato alla nostra libera iniziativa. Capite? Già il Concilio di Trento diceva che la penitenza o soddisfazione sacramentale non espia tutte le pene dovute per il peccato, né ci purifica da tutti quanti i guai che abbiamo combinato peccando. Il resto è lasciato alla libera iniziativa del penitente, oppure, se non sarà compiuto in terra, alla purificazione del purgatorio. Ecco, ora il sangue di Gesù è la speranza dei penitenti, perché sanno i penitenti che il loro travaglio e le sofferenze che abbracciano per amore di Gesù avranno un termine e un lieto termine. Conforto dei morenti, i morti muoiono consolati, pensando al sangue di Gesù che gli ha aperto le porte del cielo. E poi il sangue di Gesù è la pace e la dolcezza dei cuori. Ecco. E pensare al sangue di Gesù profuso con tanto amore, sapete che il sangue di Gesù, diceva San Fulgenzio di Ruspe, è il contenitore della carità divina, cioè dell'amore infinito di Gesù. Noi consideriamo molto le sofferenze di Gesù e facciamo bene a farlo ben a lungo nella Passione, ma San Tommaso d'Aquino dice ancora di più dobbiamo considerare l'amore con cui Gesù ha sofferto, che l'ha spinto appunto fino a dare fino all'ultima goccia di sangue. E questo dà una grandissima pace e dolcezza dei cuori. Il rapporto più autentico con Dio noi lo abbiamo, figlioli miei cari, quando entriamo nella logica del suo amore, quando sappiamo riconoscere il suo amore, che nella Passione di Gesù ha proprio fatto il suo canto estremo, ma che rifulge in tutte le cose che ci circondano. Dio ininterrottamente ci dice ti amo in tutte le cose che ci circondano. È grande santità, è grande sapienza ed è vita, tra l'altro, nella divina volontà, imparare a riconoscere gli infiniti ti amo di Dio, accoglierli e ricambiarli. Poi abbiamo sangue di Cristo, pegno della vita eterna. Sapete che il pegno è la garanzia del credito. Quindi io non mi posso mai sperare della salvezza, perché so che il sangue di Cristo che fu versato storicamente, ripeto gli stessi concetti in un certo momento storico, ma che è versato adesso in atto ed è continuamente versato sacramentalmente nelle messe che vengono celebrate, è la garanzia che se io a lui mi rivolgo all'inferno non ce vado.
pegno della vita eterna. Il sangue di Cristo libera le anime del purgatorio. Voi sapete che è dottrina insegnata da molti santi e da non pochi mistici che durante le sante messe celebrate i sacerdoti non le vedono, neanche i fedeli, ma intorno all'altare ci stanno le anime del purgatorio a cui Dio concede questa grazia, che sperano di essere, come dire, lambite da una goccia del sangue di Cristo che metaforicamente scenda dall'altare e gli dia sollievo o addirittura gli apra le porte del cielo. E infine, sangue di Cristo degnissimo di ogni gloria ed onore. Ecco, sapete che i grandi devoti del sangue di Cristo, il più grande è stato San Gaspare del Bufalo, e anche questo ho saputo che ha predicato in questa mia che piccola stupenda parrocchietta, insomma, che ha depositato 1000 anni di storia, e ci sono stati dei santi, San Gaspare del Bufalo soprattutto, ma non solo, che sono stati devotissimi del sangue di Gesù e che ne hanno cantato la potenza, l'efficacia e la grandezza. Ecco, queste piccole litanie ci servono a introdurci e a farci meditare in questi giorni, come accennavo, nella passione, e aiutino anche a apprezzare il dono infinito del sangue di Cristo. Io vorrei concludere, ecco, chiudendo con le invocazioni finali della litania del sangue di Gesù, col versetto prima della preghiera conclusiva, che dice: c'hai redento il Signore con il tuo sangue e c'hai fatti regno per il nostro Dio, e poi con la preghiera conclusiva che dice queste parole, al termine delle quali vi darò la benedizione, con l'appuntamento alla prossima settimana. O Padre, che nel sangue prezioso del tuo unico Figlio hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché celebrando questi santi misteri otteniamo i frutti della redenzione. Vi do la mia benedizione con l'appuntamento, se credete, la prossima settimana. L'ho già anticipato che faremo un volo d'angelo sulla passione di Gesù con l'aiuto delle 24 ore della passione della serva di Dio, Luisa Piccarreta. La mia benedizione a tutti. Ave Maria.